Ok, lo so che avete letto il titolo e siete magari rimasti un po' traumatizzati perché tra qualcuno di voi c'è un amante del kebab, però purtroppo non l'ho mai mangiato. Innanzitutto, benvenuti a tutti ragazzi al nuovo video. Buongiorno perché è presto, che ne so. Vabbè, mi sono alzato da poco comunque. Oggi andrò a fare un video un po' diverso perché andrò a provare un qualcosa da mangiare che non ho mai provato. Spero sinceramente che possa piacermi. Dici, mi piacerà? Mio fratello già ci ha buttato dentro la challenge. Se mi dovesse piacere, magari perché no, la posso provare a organizzare anche con Federico. Mai provato, non ho mai avuto voglia di provarlo, non so il perché, non so per quale stranissimo motivo. Non so cosa ci sia dentro, quindi prima di doverlo andare a mangiare cercherò di cercarlo su internet. Non so quanto sia calorico, non so niente. So solamente che li fanno i kebabari, basta, tutto qua. Di solito dai kebabari al massimo mi prendo il supplì. Purtroppo il kebab e io non andiamo d'accordo. Lo prenderò stasera, prima naturalmente mi devo allenare perché devo bruciare, perché non è previsto. Mi è venuta stamattina st'idea di andare a comprare il kebab. Purtroppo oggi è domenica, quindi la mia palestra è chiusa, perciò non vedete un allenamento in palestra. Ma questo pomeriggio vado a giocare a paddle con mio fratello e dei suoi amici. E quindi andrò a bruciare un po' di calorie facendo oggi il... si chiama paddellista. Il giocatore di tennis che ha fallito. Ok, mio fratello mi ha detto cosa c'è, però non è che mi sono fidato tanto, quindi prima l'ho cercato su internet. Purtroppo ho il telefono rotto e ce ne faremo una ragione. Allora, innanzitutto il kebab c'ha 600, un kebab meglio c'ha 642 calorie. E quindi già è tipo un mio allenamento in palestra. 24 grammi di grassi a 3 grammi di sale, perciò ho già fatto, ci portiamo un paio di litri d'acqua come minimo. Che c'è dentro? Com'è fatta sta carne? Allora, qua dice che è medio orientale, viene dalla Turchia e dalla Grecia, ma questo già lo sapevamo. È un grande cilindro di carne che viene fatto arrostire su uno spiato verticale. È diventato cibo da strada, è imbottito di carne, salse e insalata. Il problema è che non spiega che tipo di carne è. Vabbè che non mi importa niente, però... Allora, io ho cercato su internet, molti dicono cose a sé, tipo c'è un sito dice che è fatto di carne di polmoni, cuore, lingua, ossa e butta tutto quanto dentro, ma credo non sia possibile come vero. Mio fratello dice che è proprio carne di kebab, si chiama proprio così, io mi fido. Non so come lo prenderò, probabilmente andrò là e chiederò al kebabaro di fiducia di mio fratello, che lui c'ha un kebab, c'ha pure la tesserina per lo sconto. Ah, portiamoci la tesserina, magari ci fanno lo sconto. No, è 9 kebab, 1 gratis il decimo. Ce la passiamo la tesserina, così faccio freghe. Se il kebabaro guarda questo video non è vero. Niente, quindi questa sera prima vedrete magari un po' d'allenamento, se riesco a fare 2 riprese a paddle non penso mi facciano storie. Vedrete cosa scelgo, che invece magno. Se il video mi dovesse piacere probabilmente andrò a fare una challenge. Devo decidere se farla con mio fratello, se farla da sola o magari ci butto dentro qualche altra persona. Prima di andare al campo da paddle vi ricordo di lasciare like, commentare se volete vedere una challenge con kebab, sperando che mi piaccia, o se volete vedere qualche altro tipo di challenge, o comunque se volete che provi dei cibi che non ho mai provato in vita mia, tipo le verdure. No, non è vero, le verdure le mangio. Iscrivetevi al canale e mandate il video a qualche vostro amico che magari non ha mai mangiato il kebab come me, perché non penso di essere l'unico al mondo. Ok ragazzi, siamo arrivati al campo. A parte che sono le 5, non so chi sia il genio dei tre che ha prenotato alle 5, so, stanno completamente fuori. Adesso ci facciamo la nostra oretta e mezza, speriamo di bruciare le calorie necessarie. Vi faccio vedere magari qualche scambio, però ho paura che mi spacchino il telefono, sono abbastanza sincero. E poi andiamo a mangiare sto kebab. Abbiamo appena finito di giocare a paddle, ho bruciato sulle 500 calorie, ho l'Apple Watch, di solito ho sbagliato un 10%, quindi non è tantissimo. Manco ci andiamo a lavare perché abbiamo fame. Offro il kebab a tutti e quattro, a tutti e tre, più il mio, quattro, perché ho i soldi. No, non è vero, giusto perché ieri ho vinto una schedina e in più mi hanno dato una mano. Quindi ci vediamo davanti al kebabaro, direi. Fatta prendere il kebab. Siamo arrivati davanti al kebabaro di fiducia di mio fratello, quindi non so se posso registrare all'interno. Lui è già andato a ordinarlo e io mi affido al kebabaro per chiedergli quale sia il più buono. Come la senti questa esperienza? Non so, sono promozionato. Il calcolo io non l'ho mai mangiato, quindi quello che è più buono per te. Piccante, te lo mangi o no? Sì, un po' di piccante. Piccante. Finisce male oggi.
specialmente sull'astrio. Addirittura. Cazzo. Questo qua centrale è il mio. Il tuo, questo è il mio quello là. È bello caldo. Posso prenderlo il mio? Scusate. Sì, già male, però non devi stare in mezzo a caldo. Mi devo guardare mentre dormo. Ah, dentro c'era. Vabbè, che bam. Salsa piccante, salsa bianca, insalata, pomodoro e un misto con le carote, insalata e cetrioli. Il cetriolo si sente una cifra. Non mi fa impazzire il cetriolo, però qua è buono. La salsa piccante si sente tanto. Sono sincero, ho preso la Coca-Cola Zero perché sono a dieta. Sono sincero, che voto gli diamo in definitiva? Il kebab mi piace, a questo do sicuramente un 7,5. Voglio fare una challenge con il kebab. Cavi, dai. E dato che sono di Roma, quindi a Roma se vuoi fare challenge col kebab devi andare all'Arco di Costantino da Alibaba. Chiamo Federico, vedo se mi risponde in diretta e lo sfido. Vediamo quanto riesco a metterne in bocca. È la salsa bianca che è il mio nome. Se non è food porn questo, è praticamente solamente porno dopo sta roba che è uscita. Ok ragazzi, c'ho al telefono Federico. Federico, io ho appena mangiato il kebab. Perché non me? Ecco, a posto, sempre delicato. E mi è piaciuto, io, sì, mi è piaciuto. Quindi io ho pensato, famo una bella challenge da Alibaba. Assolutamente, ci siamo portato, poi sono di casa là. Ok ragazzi, Federico ha accettato la sfida da Alibaba. Quindi se volete vedere una challenge me contro di lui da Alibaba, mettete un bel like, commentate. Chiudo perché continuate a guardare la partita, che sennò al fantacalcio te ne concentri. Ci sentiamo dopo. Va bene, ci sentiamo dopo, ciao Fe. Ok ragazzi, allora il kebab mi è piaciuto. L'ho bruciato prima del gioco a paddle, quindi a posto. Ho sporcato dappertutto, come avete visto, mi sono devastato, quindi oltre a farmi la doccia perché avevo sudato, me la devo fare perché mi sono completamente devastato. Fortuna non mi sono sporcato la maglietta bianca. L'unica cosa che rovinava un po' erano i cetrioli, perché purtroppo non mi piacciono e li sentivo troppo forti. Quindi magari quando andrò a fare la challenge non li farò. Federico ha accettato la challenge da Alibaba. Quindi appena avremo l'occasione ci organizziamo. Ho comprato il microfono per dare un suono un po' più decente al telefono. Andremo a fare la nostra challenge da Alibaba. Vedremo chi riesce a mangiare più kebab. Per questo video è tutto, spero come al solito vi sia piaciuto. Quindi lasciate like, commentate con una prossima challenge oltre a quella del kebab e quella della pizza che devo portare. Iscrivetevi, mandatevela a un vostro amico e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.